Gigi Cascello, dal giornalismo alla politica, dopo l'ottimo risultato che ancora oggi si ricorda di qualche anno fa, ancora oggi record, contro Vincenzo De Luca come candidato al Comune di Salerno, oggi si prova ad arrivare alla Camera dei Deputati. Ma io da sempre sono con Forza Italia, sai, ho questo brutto difetto di non cambiare partito, lo so che di questi tempi è una cosa inusuale, è una cosa rarissima, è una cosa rara. Io sono da sempre con Forza Italia, dalla nascita di Forza Italia, con fierezza ed orgoglio corro per la Camera dei Deputati in tutta la provincia di Salerno. Ricordo che per votare questa volta è semplicissimo, basta barrare il simbolo di Forza Italia, non fate altri segni altrimenti la scheda verrà annullata. Faremo questa battaglia perché molti, io sento sempre parlare di territori, dell'importanza del candidato territoriale. Io sono salernitano da sempre, la mia famiglia penso abbia un minimo di storia in questa città, in questa provincia, però io voglio ricordare a tutti che noi non votiamo per eleggere qualche RAS locale, noi votiamo il 4 marzo per eleggere una nuova classe politica in Parlamento. E in Parlamento si fanno le leggi per far crescere i territori, questa è la verità, per far crescere l'Italia, non è che votiamo per un comune piccolo o grande che esso sia. Quindi bisogna votare, e di qui anche la natura della mia candidatura, perché questo sia un paese che finalmente abbia meno immigrati, che mandi a casa i clandestini. Pensate che solo il 5% di quelli che sono arrivati in Italia vengono dalle zone di guerra e quindi hanno diritto come profughi a restare qui, quindi rimpatrieremo quelli che non sono profughi provenienti da zone di guerra. Un paese che, ecco, i territori, no? Ma come si crea nuovo lavoro se non abbiamo un sistema fiscale equo? Quindi con l'aliquota al 23% tutti potranno pagare le tasse e cresce un'impresa che non viene più usurata dallo Stato con tasse insostenibili, potrà creare anche lavoro. Qui così si danno le risposte ai territori, altrimenti parliamo di cose che non stanno né in cielo né in terra, e devo dire si svia anche la gente e non si attira la gente verso il voto, perché noi dobbiamo parlare a quelli che legittimamente in questi anni si sono allontanati dalla politica e si sono allontanati dal voto. La presenza di Gigi Cascello come candidato alla Camera è anche un modo per dire ai salernitani che a Salerno non c'è soltanto Vincenzo De Luca e non c'è soltanto la famiglia De Luca. Ma questo è un problema del PD, un paese, un partito che non crea una classe dirigente e che passa di padre in figlio è un partito feudale, ma è un problema che non riguarda noi, è un problema del PD, ci sono tanti buoni amministratori in altre parti del PD, non sono stati valorizzati. Hanno preferito candidare il figlio di De Luca, ma è un problema del PD, non è un problema nostro. Io ritengo che il PD stia vivendo sicuramente a livello nazionale il momento peggiore della sua esistenza, il calo vertiginoso di consensi è sotto gli occhi di tutti, e a Salerno si sta chiudendo questa stagione del deluchismo, perché la gente ha voglia di libertà, ha voglia di poter svolgere la propria professione con libertà, senza dover bussare alla porta dei soliti noti, di quei soliti noti che da 20 anni gestiscono non solo a Salerno città, penso per esempio al Cilento, alla connessione che c'è tra sistema politico e sistema bancario, alle ingiunzioni di pagamento che magari arriveranno 2 giorni prima del voto. Ecco, io mi rivolgo agli uomini e alle donne libere del Cilento. Alle donne e agli uomini liberi del Cilento. Si vota per il Parlamento italiano, ripeto, non si vota per votare un RAS locale. Noi nel Cilento abbiamo 2 grandi candidati, un candidato di una città bellissima, come è notissima, come Castellabate al Senato, con Stabile Spinelli, e Marzia Ferraioli, docente di procedura penale, che è una garanzia di legalità ed è una garanzia di competenza. Poi, se mi permettete, ci sono io che sto su tutto il territorio della provincia e credo di essere anche un po' figlio del Cilento, visto che ci trascorro molti mesi all'anno, quindi da questo punto di vista una garanzia sui territori è perché noi in Parlamento faremo leggi che permettano la crescita del territorio, meno tasse, meno immigrati, più sicurezza. E naturalmente, finalmente le pensioni a 1000 euro, le pensioni minime. A chi dice che non si possono dare le pensioni minime, ricordo che gli unici che hanno portato le pensioni all'epoca a 1 milione di lire, le pensioni minime, fu grazie al governo Berlusconi che portò le pensioni minime a 1 milione. Poi ci fu l'euro,
con Prodi, che invece di fare il cambio uno ad uno, cioè 1.000 lire, un euro, fece un euro, quasi 2.000 lire, e quel milione divenne 500 euro. Tranquilli, votate Forza Italia e vedrete che per le pensioni minime arriveranno a 1.000 euro, e di noi ci si può fidare perché lo abbiamo già fatto. Ai nostri microfoni qualche giorno fa Gaetano Amatuda ha detto che però che le liste di Forza Italia a Salerno sono deboli rispetto a, ad esempio, a Caserta e a Napoli. Qual è la risposta? A Salerno noi avremo probabilmente il migliore risultato, questo dicono i sondaggi, vuol dire che la scelta di candidare gente come Lello Ciccone, che è uno che ha avuto un consenso straordinario alle regionali, Marzia Ferraioli, persona che era una delle indicate, se mi permettete, alla Corte Costituzionale, Costabile Spinelli, poi c'è Rossella Sessa, una professionista valente di Salerno, Sonia Senatore, che è presente su tutti i territori, Pasquale Marrazzo, un ex consigliere regionale, io non so, Gaetano, che è un amico, dico, chi vuol bene a Forza Italia non fa polemiche in questo periodo. Io capisco le delusioni di alcuni, mi dispiace di chi è rimasto fuori, mi dispiace per Valentino Di Brizzi, mi dispiace per Mimmo Di Giorgio, mi dispiace anche per l'amico Antonio Fasolino, che era del nuovo PC, Federico, federato a Forza Italia. Però i posti erano pochi, sono state fatte scelte di affidabilità, ed erano anche tutti affidabili, per l'amor di Dio, di storia all'interno del partito. C'era anche qualcuno che la storia, come Valentino Di Brizzi, l'ha fatta come me, dal 94. Io credo che questa sia una occasione imperdibile per Forza Italia e per il centrodestra. Torneremo al governo e davanti abbiamo una prateria immensa. Però questa volta noi che abbiamo attraversato il deserto dell'emarginazione politica anche all'interno del centrodestra negli anni passati, perché voglio ricordare che Forza Italia in provincia di Salerno non ha gestito nulla né della regione né della provincia quando siamo stati al governo, di entrambe, e questa è una grande opportunità per tutti. Siamo una bella squadra, una grande squadra, e credo che da questo punto di vista dobbiamo dire grazie a Mara Carfagna, che ha permesso per la prima volta nella storia di Forza Italia che 4 collegi su 6 andassero a Forza Italia. E poi ci sono liste proporzionali dove sono candidato anche io, e da questo punto di vista stiamo facendo tutto ciò che si può, anzi molto più di ciò che si può, perché questa è la battaglia determinante per lo sviluppo delle nostre città, della nostra provincia, dei nostri territori.